Buongiorno a tutte. Oggi voglio incominciare a fare le pulizie in camera da letto. Mi sono messa le scarpe da ginnastica che così, visto che uso la scala, non rischio di scivolarlo, ecco. Sono le scarpe pulite, però preferisco usare la scarpa che invece batta. È un po' più sicuro, ecco. Voglio tirare via la tenda. Voglio lavare la tenda, voglio lavare la tapparella e anche i vetri. Adesso vediamo quanto tempo ci metto. E niente, puliamo. Ci metto anche un po' di additivo sbiancante per la tenda. Poi giustamente non uso ammorbidente, uso acido citrico. Ci metto due cucchiaini nella vaschetta dell'ammorbidente. Poi avvio un lavaggio, ecco, che va bene anche quello, dura un po' di più, però lava lo stesso, lava bene. 40 gradi, dura 3 ore 25, è giusto il tempo che pulisco tutto. Pulire la tapparella preparo una secchia d'acqua, poi voglio provare a usare questo qua. Questo qua è un detersivo praticamente che va bene per tutto. C'è scritto anche per le tapparelle, infatti, c'è scritto anche per le tapparelle. Qua invece c'è scritto forte inox, marmo e bianco. Però ci proviamo, mettere un goccino a vedere, perché di solito uso la Monirca. Proviamo a usare questo qua. Neanche tanto sporco. Tutto l'inverno che non pulisco però.
Ma tapparella non era neanche tanto sporca. È tutto inverno che non pulisco, però era abbastanza pulita. Almeno quella. Quello in cucina secondo me sarà un casino. Va bene, adesso puliamo i vetri. I vetri pulisco con l'ammoniaca, acqua, ammoniaca, basta. Tutto lì.
Non so se si vede, ma comunque l'ammoniaca pulisce benissimo i vetri, non c'è bisogno di nient'altro. Grazie.
Ho preso la tenda che è ancora bagnata, la pendo bagnata che così evito anche di stirarla, si asciuga pesa. Ed eccoci qua, per oggi ho già dato, non avete idea che è il buon profumo che c'è qui dentro adesso, proprio un odore di pulito, mi piace molto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!